mondo della trottola nasconde segreti, tecniche, curiosità e tanta passione. L'arte della costruzione di questo gioco affonda le sue radici nella notte dei tempi, ma ancora oggi c'è chi si dedica alla sua realizzazione in modo artigianale, tra legni, colori e corde, un mestiere antico che richiede manualità, precisione e fantasia. Serve un po' di competenza, come tutto nella vita. Si parte da un semplice pezzo di legno, che può essere un tronco o un asse, e bisogna prelavorarlo e poi metterlo sul tornio, che è questa macchina meravigliosa che prevede però la manualità con le sgorbe di tirar fuori la linea che hai in testa. Ci sono tantissimi tipi di trottole. Sì, ci sono trottole a dito e anche tra quelli ci sono quelle magnetiche, quelle che saltano, quelle un po' più larghe. Poi ci sono le trottole a filo, che sono le madri di tutte le trottole. Quella che noi porteremo al Festival delle Trottole sabato e domenica a Rovato. Quindi per chi volesse saperne di più, per chi volesse provare anche. Assolutamente, vogliamo che sia un gioco per tutti, quindi grandi e piccini gli mettiamo una trottola in mano e gliela facciamo lanciare. Ci saranno i maestri tornitori che dimostreranno come nasce una trottola, sperando di appassionare ancora qualcun altro al nostro meraviglioso gioco. L'appuntamento è a Rovato, Parco Aldo Moro, 5-6 ottobre.